E quindi mi sono svegliato da questo sogno angosciante. Perché angosciante? Perché nel sogno la perdevo. Ma no, finché lei paga e viene alle sedute non ci sarà problema. In che senso? Ma non perdere lei, perdere lei. Lei chi? Come lei chi? Ma lei chi? Non so, l'altra? L'altra chi? Che ne so, l'altra psicologa. L'altra psicologa. Dottore, che faccio, la collezione? Ma sai, di questi tempi, con la moda delle seconde opinioni, poi c'è sempre qualche amico che si diletta. Ma no, nessun amico. Io parlo di lei. Soffro per ciò che mi ha fatto. Talvolta la terapia può essere dolorosa. Dottore, ma non parlo di lei, lei. E di lei chi? Lei. Si calmi e ascolti. È lei che mi paga per ascoltare le sue confuse sofferenze. Quante cose che non so, quindi è lei che paga queste sedute. Io. E che interessi avrei? Ma non lei, lei. Maviglio, adesso basta. Si mette in testa che lei è una persona criptica. È quello che dico anch'io, con tutte queste cripte, mi ha confuso, mi ha ridotto così. Io cerco di scioglierle i nodi del suo cuore. Adesso calma. Lei ha detto di aver fatto un sogno angosciante in cui sognava di perdere per sempre l'altra psicologa. No, di perdere lei. Allora avevo inteso bene. Basta pagare. Io sto qua. Però oggi paga supplemento.